Primo aspetto, non sono molte le cose che voglio dirvi e che voglio farvi ricordare. Primo aspetto per un bimbo che gioca a calcio o che fa uno sport. Il gioco che sto facendo è la cosa più importante della mia settimana. Comincio a pensare alla partita del sabato dal martedì. La voglia che ho di andare a giocare con i miei compagni o con la maglia del San Colombano al sabato supera di gran lunga tutti gli altri impegni che ho. Spider-Man, conoscete Spider-Man? Capite che come adesso poi vi arrivo Spider-Man. Capite che come genitori avere un bimbo che ha una passione così forte è una cosa bella. Avessimo dei bimbi che hanno la stessa passione per la scuola, per la catechesi, per lavare i piatti alla sera, eccetera, eccetera. E questa passione così forte deve rimanere forte e sana per un lungo tempo. E la responsabilità di far rimanere questa passione forte e sana per un lungo tempo, purtroppo o per fortuna, è solo nostra. Faccio un breve inciso. Le ultime statistiche sul numero dei tesserati in Italia dicono che tendenzialmente dalla categoria pulcini, quindi 9-10 anni, alla categoria allievi, 15-16 anni, noi perdiamo circa il 40% dei giocatori. Se guardate anche nel Lodigiano abbiamo 700-750 giocatori di 15-16 anni e 1300 giocatori di 9-10 anni. Perché perdiamo giocatori? Perché questa passione tanto forte che gli fa dire ho fatto 27 gol, dopo un po', se non è alimentata e se non è accompagnata dai messaggi che siano chiari, positivi e sani, tende a scemare. Io piccolo bambino che faccio 27 gol nei pulcini, può darsi che l'anno successivo ne faccia 50, ma è molto probabile che l'anno successivo ne faccia 13 e l'anno dopo ne faccio 6 e l'anno dopo ancora ne faccio 3 e l'anno dopo ancora mi siedo in panchina. Quello che scatta spesso nei nostri bimbi è: non riesco più a realizzarmi, non riesco più a fare le cose buone, comincio a sedermi in panchina, pianto lì questo sport. E qui non ci sono storie che tengono, è tutta responsabilità nostra. È tutto legato ai messaggi che noi possiamo dare o non dare a un bimbo che da un certo punto in poi si rende conto di non essere più la stella, quello che è al centro della squadra o della società, ma di essere uno che fa parte di un gruppo e che magari non ha più gli stessi risultati. Sono stato chiaro? Ok, facciamo un esperimento. Chi è che fa il portiere? Nessun portiere? Francesco non viene ancora. Sono tutti ammalati. Gabriele, vieni tu un attimo. Una mamma viene? Dai, una mamma, la signora che ride un bel sorriso, venga lei, venga. È suo figlio, perfetto. Allora, facciamo la scenetta, ok? C'è anche inquadrato la televisione, il dottore. Facciamo la scenetta. Partita del sabato. Francesco è il portiere del San Colombano. Gabriele, facciamo finta che sia lo zio di Francesco, e la signora Silvia, facciamo finta che sia l'allenatrice di Francesco. Ok? Ah, ti va bene la mamma con l'allenatrice? Ti fa giocare sempre? No, Francesco prende il gol in mezzo alle gambe. Tiro, lui sta pensando a super pigiamini, ti piacciono i super pigiamini? No, dormi, cosa ti piace? Che cartone ti piace?
sta pensando a Fortnite, si piega, la palla passa in mezzo e prende il gol. Gabriele, cosa fai da fuori, visto che sei lo zio? Lo zio, che l'hai accompagnato a giocare. Senza parolacce. No, no, ci posso... Da fuori lo zio. Dai Franci, la prossima volta la prendi. Sì, lo zio bravo. Questo è lo zio bravo, che in percentuale sui nostri campi di calcio corrisponde al 3%. Io faccio lo zio reale. Franci, ma cosa fai? Franci! Mi attacco alla rete, comincio a masticare la rete. Dopo due minuti che ho masticato la rete, Franci, stasera ti alleno io! Stasera vieni a casa, ti metto io, sono anche davanti alla Claire del Boss, comincio a tirarti un po'. Perché? Perché ci sono zii molto bravi, come Gabriele, che riescono a superare l'errore del bimbo. E quindi a dire, ha sbagliato, pazienza, farai meglio la prossima volta. Ma ci sono zii che non ce la fanno, che in quel momento l'errore che ha fatto Francesco è come se lo avessi fatto io. E quindi devo urlare e giustificare a tutto il mondo l'errore che ha fatto mio figlio. Perché? È una cosa abbastanza normale. Quando vediamo qualcuno a cui vogliamo bene, che fa qualcosa di sbagliato o che commette un errore, ci risulta, come dire, normale cercare di giustificare questa cosa. Il punto è, come si sente Francesco quando dico Franci, chiudi le gambe? Perché il punto è tutto lì. Il punto è come si sente il bimbo rimproverato o accusato o bollato dal momento in cui fa l'errore. Attenzione, bollato e accusato non da uno qualsiasi, non dal dirigente Vidal, ma chi l'ha messo in porta quello lì? Ma da chi lo dovrebbe spingere a fare sport in maniera sana. Signora Silvia? Silvia, l'allenatrice che cosa dice? Allora mi metto giù così, benissimo, in presenza di bambino, e poi gli spiegherò. Che lo spieghi? Esatto, Franci, devi piegare Franci meglio. Devi stare più attento, più concentrato, devi chiudere le gambe. Devi... Bravi, un applauso a tutti e tre ancora, scusatemi perché... Anche qui... È il 5% degli allenatori, o il 2%, perché la reazione è Madonna, mannaggia me quando t'ho messo in... Faccio il meridionale, ma perché mi riesce bene, perché ho la moglie. Mannaggia me quando t'ho messo in porta, ma chi me l'ha fatto fare? C'ho un altro portiere dall'altra parte, mette il parolaccio, ci ho messo te, mi dai, cambia sto portiere. Perché in genere anche l'allenatore, quando c'è un errore, non riesce a essere calmo e tranquillo, a piegarsi, come ha detto Silvia, a mettersi all'altezza del bimbo e a spiegare magari che quell'errore è un errore tecnico, ma si lascia prendere e si lascia trascinare dagli eventi. Prego Silvia. Ho invitato lui, bellissimo, bellissimo. La Colombagna è un'isola felice. A posto! Bravi. Bravi.